Monia Benini, che è qui presente, laureata in lingue e lettere europee, prosegue il suo percorso formativo con studi e specializzazioni in varie università. Attualmente sta terminando il corso di laurea specialistica in giornalismo e nuovi media, sì. Autrice di La guerra dell'Europa e Risvegliati, scritto con Alberto Medici, è impegnata con il Movimento per il Bene Comune, cura un proprio videoblog www.ilpuntotv.it e collabora con la piattaforma indipendente www.testelibere.it. Ringraziamento all'organizzazione e al Comune di Verteo per l'ospitalità e per questa possibilità. Questa sera parlo con un pochino di emozione perché è un po' l'anteprima di un nuovo ciclo di conferenze che accompagna l'uscita di quello che è un nuovo libro che ancora una volta, così come i due precedenti, si concentrano su quella che è la situazione in Europa. In Europa e in Italia principalmente, ma siccome viviamo in Italia e siamo all'interno di questa Unione, dobbiamo capire bene che cosa sta succedendo, o meglio. Diciamo che in realtà non ce n'è tanto bisogno perché la crisi, volenti o nolenti, stiamo tutti pagando di tasca nostra, per cui non è che ci debbano venire a dire o spiegare chissà cosa. Lo vediamo, lo sentiamo, lo viviamo, lo percepiamo, il disagio, il malessere, la sofferenza, le difficoltà, ormai sono all'ordine del giorno. Quello che non ci dicono, anzi, ciò che insistono a nascondere è invece che cos'è esattamente quel contenitore all'interno del quale ci hanno portato, che ci fa pagare caro da ogni punto di vista, economico, della salute, delle relazioni familiari, dei rapporti con gli altri paesi, con gli altri stati, con le altre persone, e soprattutto perché ci sono state imposte determinate condizioni. Ci dicono, ad esempio, per qualsiasi cosa, ce lo chiede l'Europa, noi anche fisicamente risiediamo nel territorio europeo, in Europa mica possiamo sottrarci. E poi siamo stati cattivi, indisciplinati, abbiamo fatto un sacco di debiti e i debiti vanno pagati. Questo è il mantra che ci sentiamo dire regolarmente dai media, dai giornali, anche parlando magari con gli amici, al bar. Questo è quello che ci viene continuamente ripetuto. Io vorrei invece dare un pochino di indicazioni, probabilmente per molti di voi saranno cose anche già conosciute, però come dire, togliere un pochino di polvere dai ricordi per riportare al vivo qual è il percorso che abbiamo fatto e soprattutto in che modo ci stanno costringendo ad essere schiavi di una vera e propria dittatura europea. So che magari qualcuno di voi sta già storcendo il naso, ah ma questo è un euroscettica, ma questo c'è anche in Europa. Tempo al tempo, capirete tutto. Vi chiedo inizialmente un piccolo sforzo di immaginazione. Immaginate di aver ricevuto una casa in eredità. Una meraviglia, una casa comoda che finalmente vi accoglie, quindi già cominciate magari a pensare, ma forse diamo bianco le pareti, forse insomma compriamo un nuovo arredamento, insomma. L'idea di avere una casa in eredità ci rende orgogliosi, caso non è che capita spesso, che bello. Poi ci accorgiamo che effettivamente ci sono delle crepe un po' vistose, magari so, hai sentito del terremoto, sono di Ferrara, magari la scossata è stata un pochino forte e ci sono delle conseguenze più evidenti del previsto. E poi ci si accorge che ci sono delle infiltrazioni di acqua. E poi, caso ogni tanto cade qualche calcinaccio. E poi uscendo ci accorgiamo che vengono giù addirittura dei coppi, delle tegole, quindi c'è qualcosa che non torna. E ci decidiamo, facciamo fare una perizia per capire com'è messa la casa e ci dicono, insomma, attenzione, cioè valutando la casa nel suo insieme ci sono anche le fondazioni che sono compromesse. Cioè la casa prima o poi crolla. E quindi noi ci troviamo di fronte a questa cosa dell'aver ricevuto in eredità una casa che però non regge. È sul punto di crollare, fa di scendere. Abbiamo certo qualche possibilità di scendere. Decidiamo di svendere l'immobile e di andare ad abitare da un'altra parte, oppure decidiamo in qualche modo di tamponare, ci mettiamo un pochino di stucco sulle crepe, cominciamo a sistemare un pochino il tetto, però dobbiamo ricordarci che le fondamenta sono minate. Oppure
prendono la decisione più drastica, che è quella di abbattere l'edificio e di ricostruirlo sullo stesso suolo, ma con fondamenta solide e forti, che ci possono quindi garantire una residenza, un'abitazione consistente per il futuro, sicura. Ovviamente, fuori di metafora, avrete capito che sto parlando dell'Europa, di questa unione, anzi, cominciamo a creare una sorta di disambiguazione fra i termini, perché anch'io molto spesso commetto l'errore di parlare di Europa, ma un conto è l'Europa geografica, un'altra cosa è l'Unione Europea Monetaria, l'euro per intenderci, l'eurozona. Ed è soprattutto di questo che parleremo questa sera, ovvero di questa casa fatiscente. Voi dite, perché fatiscente, Monia? È un giudizio che chiaramente vai a dar tu, perché ce l'hai con questa Europa, ce l'hai con l'Europa. Ci sono dei documenti che generalmente non vengono citati, non vengono minimamente presi in considerazione, e che però sono estremamente utili per capire come è nata questa Europa. A partire dal fatto che, al di là della propaganda e degli ideali magari di un Altiero Spinelli, o di chi come lui ha creduto e ancora oggi crede nell'idea di un'Europa dei popoli, che è l'idea con la quale mi trovo assolutamente d'accordo, di fatto sin dalle origini si è venuto a costruire un qualche cosa di diverso che non era per i cittadini europei, per i popoli europei, ma era per il mercato degli Stati Uniti. Piano Marshall, 1947, vado per sommi capi, poi nell'ultimo libro scritto c'è tutta la documentazione necessaria e tutto indicato con precisione. Piano Marshall, nel 1947, viene erogato con addirittura la costruzione, istituzione, di una organizzazione per la cooperazione economica europea, che in sigla fa OCE, con sede a Parigi, ripeto, costruita dagli Stati Uniti, per la ripartizione e la distribuzione dei fondi, dei soldi, che dovevano essere dati, così è la narrazione, ai paesi dell'Europa che erano stati rasi al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, che dovevano far ripartire una ricostruzione per la quale non avevano più risorse economiche. Ebbene, Will Clayton, che è l'uomo chiave del Dipartimento di Stato dell'USA, lo dice senza mezzi termini negli interventi e nei documenti. Diciamo chiaramente, abbiamo bisogno di mercati, grandi mercati, nuovi mercati, e puntano all'Europa. E spiega anche che se dovessero per qualche ragione venire a perdere il mercato europeo, l'economia americana dovrebbe essere ricostruita per intero sin dalle fondamenta. Questo è lo scopo del piano Marshall ufficiale, riportato nei documenti, quindi non narrato, non narrazione, ma di fatto come vengono utilizzati questi soldi e come si arriva quindi alla creazione nel 1948 di questa OCE, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, che a distanza di meno di 10 anni fornirà fra l'altro tutta la cornice negoziale per arrivare alla firma dei trattati di Roma nel 1957, per la costituzione di quella che, guarda caso, a livello di sigla una stranissima assonanza, c'è, da OCE a CE, in linea di perfetta continuità. Dalla CE poi, attraverso una serie di passaggi successivi, arriviamo ad oggi a questa unione monetaria. Può essere che qualcuno qui dica, ma forse sta forzando un po' la mano, adesso dire che sono tutti gli Stati Uniti, che c'era già una pianificazione precisa a livello di mercati, di spartizione di mercati, dal 47 ad oggi è passata di acqua sui ponti, no? Andiamo per tappe, abbozzate, ma per tappe, e per documenti ufficiali. Li trovate anche sul sito, sul sito dell'Europarlamento, piuttosto che sul sito proprio della Comunità Europea. C'è un dossier porta il nome, diciamo, del rappresentante di spicco di quella commissione di lavoro, organizzata nel 1970, che è appunto il cosiddetto dossier Pierre Werner. Nel dossier Pierre Werner si stabilisce la scaletta temporale precisa e anche molto dettagliata, che poi si è venuta a realizzare perfettamente dal 1970
1992 ad oggi, con la quale si specifica il percorso per raggiungere l'obiettivo di questa comunità economica europea che nel 1970 esisteva ed era ancora sei, il nucleo centrale dei sei paesi della comunità economica europea. Qual è l'obiettivo? Un'unione monetaria, non un'Europa dei popoli, non l'evitare il ripetersi degli errori della seconda guerra mondiale, no, un'Europa economica con un'unica moneta. E per far questo, specifica il dossier Tierdermer, è necessario il pieno trasferimento dei poteri dal livello delle nazioni, degli stati, a queste entità sovraordinate. Correva l'anno 1970, dato che la conferenza insieme dell'intervento in nome del popolo sovrano, cominciamo a capire invece come era stato pianificato già da tempo la sottrazione di potere ai cittadini. Veniamo ancora più vicino a noi, ovviamente vado per sommi capi, se no poi vi faccio un commentare, non so più dettagli, però poi invece sono diverse le cose che vorrei dirvi questa sera. Arriviamo al 1992 con il Trattato di Maastricht, e qui se vi ricordate la propaganda mediatica, saremo cittadini d'Europa, finalmente tanti popoli insieme, entreremo in questa Europa, era una cosa che ci faceva quasi sentire orgoglio, una conquista culturale, sociale, un arricchimento. Se ci voltiamo indietro oggi capiamo insomma, quanto è stata potente e massacrante quella propaganda mediatica. Però attenzione, perché nei trattati ufficiali, nei documenti ufficiali, al di là della propaganda, c'era già scritto qual era l'obiettivo di quella che sarebbe diventata l'unione monetaria, che non ha nulla a che vedere con la propaganda dell'unione dei popoli, dei cittadini, dell'arricchimento culturale, eccetera, bla 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 bla, ma era il mantenimento della stabilità dei prezzi. Qua là trovate anche il contenimento dell'inflazione. Interessante dal punto di vista economico, forse già un altiero Spinelli, cioè, come dire, un po' di mal di stomaco cominciava ad avere, parlo di ideologia, l'ideologia di altiero Spinelli comincia a scherzare. Non quindi in Europa dei popoli. Arriviamo ancora più vicino a noi, e faccio un altro salto temporale consistente, perché arrivo al 2009, con l'entrata in vigore della più clamorosa truffa imposta in maniera dittatoriale che i cittadini abbiano mai subito a loro insaputa in tutto il territorio dell'Unione Europea. Vi ricorderete senz'altro che sono stati fatti dei referendum per tentare di far entrare in corso quella che doveva essere la Costituzione europea, quindi una sorta di carta fondante, anche dal punto di vista politico, diciamo così, dell'Europa. I referendum però non andarono bene. La Francia in primis, poi anche altrove, sono cominciati a dire no, non passa. Con la bocciatura referendaria, anche semplicemente da parte di due paesi, la carta costituzionale non poteva essere riproposta altrove, oltretutto con i venti molto ostili e negativi nei confronti di quella che sarebbe stata quella carta costituzionale. Per cui improvvisamente da tutti i media sparisce la Costituzione europea. Si dice prendiamo atto, il fallimento non funziona, ma non è finita lì. Ce lo dice Giscard d'Estaing, che non è, come dire, il primo che passa per Sage, ma tu cosa ne pensi? Giscard d'Estaing spiega che preso atto del fallimento della Costituzione europea, si prese lo stesso testo e lo si trasformò nel Trattato di Lisbona, che oggi è attivo, vigente e operante in tutti i paesi membri. In questo modo la volontà popolare veniva completamente ignorata, bypassata e calpestata per chi era già addirittura andato al referendum, e veniva imposto quindi questo Trattato di Lisbona che ha letteralmente risucchiato, assorbito ogni minimo spiraglio di sovranità che poteva rimanere ai cittadini. E in Italia, adesso si è parlato di Europa, ma in Italia cos'è che successe? Anche in Italia dobbiamo entrare in Europa perché sennò è la fine del mondo.
dobbiamo entrare in Europa, se no sarà il fallimento dell'Italia. Dobbiamo entrare, riuscire a avere, dobbiamo essere capaci di avere l'euro, perché se no sarà il tracollo per la nostra economia, per le nostre finanze. Invece con l'euro, con l'euro la produttività italiana salirà alle stelle, i prezzi finalmente saranno contenuti, gli operai italiani avranno i salari che hanno gli operai tedeschi. Questo lo diceva un certo Romano Prodi, che a livello di Commissione Europea non era anche lì l'ultimo arrivato. Però anche oggi, se ci giriamo indietro, guardiamo queste parole, suonano veramente come delle coltellate, vista qual è la situazione morale, ma in alcuni casi, ahimè, per chi non ce l'ha fatta e non ha avuto la forza di individuare il pertugio, è stata proprio la fine della vita. Ebbene, in Italia hanno agito con un prelievo forzoso notturno, abbiamo fatto da scuola rispetto a quello che è capitato a Cipro più recentemente. Hanno agito con una propaganda mediatica assolutamente smisurata e mostruosa. E poi, come hanno agito? Questo non ce lo ricordiamo mai. 1995, il governo tecnico Dini impone il segreto di Stato con un decreto dal titolo incomprensibile, lungo 4 righe, su, cito testualmente, atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria. Lo stesso decreto impone il segreto di Stato anche su atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni, comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento e il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull'andamento dei mercati finanziari e valutari, nonché sulla politica fiscale e di spesa pubblica. E ancora, andando un pochino a breve, su tutti gli atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre determinazioni in materia di titoli di Stato e di autorizzazione all'emissione di prestiti in Eurolire. E ancora, atti di programmazione di iniziative sull'attività di vigilanza e di ispezione, nonché verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi e sanzionatori, quando possa derivarne pregiudizio ai processi di formazione, determinazione, attuazione della politica monetaria e valutaria. Dini, governo Dini. Governo tecnico Dini, all'unanimità il proprio governo, viene presentato proprio come atto del Consiglio dei Ministri, governo tecnico Dini, 1995. Quindi, per cortesia, quando sentirete alla radio o in TV, o quando leggerete magari attraverso internet o sui giornali, che l'Europa è stata voluta con forza dai cittadini, che è un'Europa dei cittadini, che l'Europa è democratica, ricordatevi che ci siamo entrati con il segreto di Stato. Se l'Europa è dei cittadini e dell'unione dei popoli, non può esserci segreto di Stato. Generalmente sono gli atti di guerra o gli atti terroristici che vedono imposti i segreti di Stato. Ricordiamocelo questo, non è assolutamente un dettaglio. E così, con questo segreto di Stato, siamo arrivati all'interno dell'euro, e al di là delle monete, cioè carta moneta che ci troviamo in tasca, della valuta virtuale che abbiamo sul conto o attraverso le carte, ci sono alcuni personaggi che amano definire in maniera concreta, non sono parole mie, e quindi cito testualmente, a partire da Schäuble, ministro delle finanze tedesco. Se aprissimo una parentesi sulla Grecia ne avremmo da parlare, balangate, cioè, avreste di che strapazzare gli occhi con le trovate di questo signore, ma limitiamoci alla definizione dell'euro.
Schäuble nel settembre dell'anno scorso spiega che l'euro è irrinunciabile perché assicura il primato dell'economia tedesca. Un altro signore, che non è per nulla l'ultimo arrivato nel settore finanziario, ma è quel personaggino che in un solo giorno, nel 1992, organizzò l'attacco speculativo alla lira italiana e alla sterlina inglese, guadagnandosi la bellezza di una cifra di 1.000 miliardi di dollari in 24 ore. In conseguenza del suo attacco speculativo, noi uscimmo dallo SME e la sterlina andò a picco, precipitò. Quindi, come dire, a livello di finanza sa quando colpire ed è uno dei cosiddetti sicari dell'economia, per utilizzare una definizione alla John Perry, che è stato per intenderci. Questo personaggio si chiama George Soros, fra l'altro proprietario del Quantum Fund, fra l'altro finanziatore della piattaforma Avaaz, quelle delle petizioni, quindi sapete quando firmate raccolgono anche informazioni su di voi, quindi occhi aperti. Che dice questo signore? Non si può più mettere in discussione la circolazione di una moneta unica. L'euro esiste e il suo collasso provocherebbe perdite incalcolabili al sistema bancario. Quindi abbiamo già capito a chi fa comodo l'euro. C'è un'ulteriore definizione di un ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che, come dire, a livello di ruolo fra Banca Italia e fra Repubblica Italiana non è certo stata una comparsa, e dice: l'euro ha generato un aumento dei prezzi superiore quasi un punto alla media, provocando, non tanto mi fa finire la frase, un'erosione di competitività per le nostre merci e conseguenti danni in termini di quote di mercato. Che dire, grazie per l'euro. Grazie, perché nel giro di qualche settimana ci siamo trovati, comunque la vogliate vedere, o con una capacità di acquisto di salari, stipendi, pensione dimezzata, o con i prezzi raddoppiati. Chiamatela come volete, tecnicamente non la vogliamo chiamare inflazione e svalutazione, accetto che non vengano utilizzate queste definizioni tecniche, ma quello che abbiamo pagato di tasca nostra è innegabile e ne siamo perfettamente consapevoli. Ma a proposito dell'Italia, perché uno poi dice accidenti, a questo punto allora mi rendo conto che chi decide non è esattamente a livello di popolo, non è esattamente a livello di Parlamento, non è esattamente a livello di governo, ma chi è che decide? Banca Centrale Europea, che fra l'altro è un organismo dotato di autonomia e indipendenza e non è controllato da nessuno, se non chiaramente da se stessa, dai meccanismi interni, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, ma anche gruppi di potere come ad esempio l'ERT, cos'è l'ERT? European Round Table, tavola rotonda europea, che è stata creata, vi invito, se avete la possibilità di cercare in rete, c'è un documentario bellissimo che si intitola The Brussels Business, che vi spiega esattamente, in maniera documentata, come agisce questa tavola rotonda a livello di pressione sulle decisioni della Commissione Europea. Quindi, per intenderci, se la nostra agricoltura va allo sfascio per le direttive europee alle quali ci si è dovuti allineare, se il nostro allevamento è praticamente alla canna del gas, se la nostra industria sta morendo, se il nostro artigianato, il nostro commercio è messo in ginocchio, lo dobbiamo delle direttive europee che, guarda caso, vengono partorite su suggerimento di questa European Round Table. E poi ci sono speculatori finanziari come Giorgio Soros, che dicevo, tra l'altro lui parla dei titoli, ad esempio come i credit default swap, un titolo ad elevatissimo rischio, sul quale hanno giocato anche per il primo fallimento della Grecia. Lui dice praticamente sono delle licenze, come dire, delle assicurazioni sulla vita di qualcuno avendo la licenza di ucciderlo, avendo il permesso di ucciderlo, quindi in ogni caso non ci siamo. Quindi i parlamenti, i cittadini, la domanda principale è questo: se Europa dei popoli doveva essere i cittadini, la sovranità dei cittadini. Noi abbiamo una carta costituzionale che ci dice che la sovranità appartiene al popolo. I governi europei dovrebbero rendersi più autonomi dai parlamenti
ed educarli. Se lo dice lui. Mario Monti, in un'intervista a Der Spiegel del 5 agosto dell'anno scorso. A proposito di democrazia in Europa e di potere dei cittadini, sovranità del popolo, in riferimento alla Valsusa, nel libro La democrazia in Europa, che Monti ha scritto con Sepigolaro, l'ex primo ministro italiano dice: il movimento notava che in Valsusa, manifestato contro il progetto della linea ad alta velocità Torino-Parigi, ad esempio, non si chiedeva se le decisioni che contestava fossero state prese secondo procedure legittime. Ognuno si proclama alla pari di chi prende le decisioni. Se la sovranità appartiene al popolo, è il popolo che prende le decisioni. Non c'è un'elite di illuminati che sta sopra e che decide per gli altri e li fa sputare sangue. Non solo. Anche qui, a livello di concetto, lui dice: non si chiedeva se le decisioni fossero state prese secondo procedure legittime. Era legittimo anche il bombardamento su Hiroshima e Nagasaki, allora tutte le procedure erano legittime. Ma con quali conseguenze? Quindi ciò che è legittimo non significa che coincida con un concetto di giusto. E quindi questo è quello che dice Monti, cioè ci fa capire qual è la considerazione della sovranità per questo ex primo ministro. E per l'attuale primo ministro, per Letta, sovranità è il battesimo del fondo sovrano italiano, che non so se riuscite a leggere, magari così da distante. Comunque è un fondo legato alla Cassa Depositi con la quale si dà via la privatizzazione feroce e selvaggia di tutto ciò che gli appetibile è rimasto in Italia. Questo è il concetto di sovranità. Ricapitoliamo. Abbiamo ricevuto in eredità questa casa. Speravamo di risistemarcela, che fosse una casa comoda, che reggesse in qualche modo, invece ci siamo accorti che è fatiscente. Crepe vistose, tegole che cadono, le fondamenta che non tengono, perché non sono basate sull'Europa dei popoli, ma bensì su altri principi. Fra l'altro, e anche questo è precisato negli atti ufficiali, all'origine si prende il mercato come principio istituzionale irrevocabile, così come si prende come principio, attenzione, la sottrazione di sovranità ai paesi come dato di fatto. Non esiste più un popolo sovrano. Nel momento in cui viene costruita la dittatura europea, in una fase più antica, chiamiamola CE, in una fase più recente, chiamiamola Euro, Unione Europea Monetaria, non esiste più sovranità dei cittadini, non esiste più sovranità dei paesi. E quindi ci accorgiamo, fra l'altro, che siamo in una casa fatiscente, che non siamo nemmeno padroni a casa nostra, per utilizzare il motto del Madame Morin. Cioè, c'è qualcun altro che comanda per noi, con degli strumenti che assumono nomi in inglese, pensando magari che l'inglese sia più il dolore di altre parole, come gli swap, titoli tossici, il debito, cioè, l'austerity, sembra quasi ammorbidire, perché invece è un colpo letale. I memorandum addirittura utilizzano il latino, che sono intellettuali, caspita, questi mica ci fanno del male quelli che agiscono con questi strumenti. Ebbene, agenzie di rating, speculatori finanziari, imperi bancari, multinazionali globali con i loro camerieri, politici e media in primis, eccoli i padroni di casa nostra. E noi, segregati in un piccolo angolino, a dover addirittura elargire, quasi dovessimo pagare l'affitto in casa nostra. Pensate, si sono inventati in questo mondo assurdo della finanza addirittura i bond della morte. La Deutsche Bank, infatti, ha emesso dei titoli con una struttura che è veramente paragonabile a quella di un grande casinò o casino, scegliete voi se mettere l'accento o meno, dove si scommette su tutto, compreso sulla morte. Hanno utilizzato una piattaforma di 80 statunitensi in Germania, una banca tedesca, una piattaforma di 80 statunitensi, compresi tra i 65 e gli 82 anni, e hanno valutato, in base agli indici, soltanto una società terza, in base agli indici di salute,
c'ha il diabete, forse no, questo va bene, quello cataratta sì va bene, ma va bene, vive, cioè, scommettendo sulla loro morte, data di morte. E avevano reso questa scommessa, avevano cartolarizzato questa scommessa, l'avevano reso titolo, azione, un giochino da utilizzare. E allora, se la se ci si indovinava, boom! Se la persona moriva prima, boom, boom, perché lì è veramente rendimenti a due cifre. Se la persona moriva dopo, si arrivava anche a perdere tutto il capitale, a dimezzarlo, a perdere tutto il capitale investito. Una finanza che scommette sulla morte, una finanza che scommette al punto tale da condizionare i prezzi dei generi dell'economia reale, una finanza che assassina, è una finanza criminale, perché dietro ci stanno imprese, ci stanno imprenditori, ci stanno lavoratori, ci stanno studenti, ci sono persone in cerca di occupazione. Non ci vengano più a vendere il mito di questa Europa come unica salvezza possibile. È una trappola mentale. E in questa trappola mentale siamo anche in compagnia di questi animaletti. Un porcile di sigle. Tutte devono essere solo inventate. Nella presentazione del primo libro di solito parlavo del WERF, di questo European Redemption Fund, dove addirittura sono andate a scomodare i salmi, le sacre scritture, per inventarsi una sorta di fondo di redenzione europea per un riscatto dal debito che era, diciamo, impossibile sin dall'inizio. Ebbene, il MES, meccanismo europeo di stabilità, probabilmente molti di voi lo conoscono, banalizzando all'estremo, semplificando fino al minuto, è un meccanismo con il quale io, Stato, indebitato, messo malissimo, praticamente sull'orlo del fallimento, devo tirar fuori dei soldi attraverso chiaramente le tasche dei miei cittadini, non sono io Stato, ma vado col prelievo fiscale, con le tasse, e devo tirar fuori dei soldi da conferire a questo fondo dotato di immunità e totale insindacabilità, che concede dei prestiti con interessi da restituire ai paesi in difficoltà, ovvero me. Cioè, sono indebitato, mi vado ad indebitare con nuovo debito. Tanto per intenderci, ad esempio, su una tranche di aiuti arrivata alla Grecia da 130 miliardi, la Grecia deve ripagare, nel giro di ventennio, deve ripagare qualcosa come 274 miliardi, quando il debito estero complessivo alla fine del 2009 era di 289 miliardi di euro. Capite l'aberrazione di questa trappola del debito? Ma poi ci sono altre sigle davvero molto, 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 molto curiose, per cui c'è, cioè, questa ELA, quasi un giochino, che è una sorta di fondo d'emergenza di liquidità, ovvero dai trattati che si sono fatti questi signori, l'esclusività dell'emissione dell'euro è conferita alla Banca Centrale Europea. Però in certi momenti chiudono un occhio, chiudono anche tutti e due se necessario, e hanno concesso recentemente alla Francia, a Cipro, ma ancora prima alla Grecia, ma ancora prima al Belgio, ma ancora prima all'Irlanda, ma ancora prima alla Germania, che è stata la primissima, la possibilità di stamparsi gli euro in casa, ovvero hanno autorizzato le banche centrali nazionali di quei paesi all'emissione di euro a un tasso di indebitamento però superiore a quello con la BCE. Cioè, tu ti stampi gli euro, ti autorizzo, però ti picco ancora di più quegli interessi da pagare. Siamo a queste aberrazioni. Più recentemente si sono inventate queste sigle SSM, SRM, Single Supervisory Mechanism, oppure Single Resolution Mechanism, con cui si crea un'autorità per la risoluzione, pronta ad agire con una risoluzione, ovvero un nuovo istituto con, si legge sul trattato, poteri sovraordinati rispetto a quelli degli Stati. Nel cuore delle due sigle però se ne può parlare per ore, ma a me interessa cosa c'è scritto, che cosa possono fare quelle sigle nel porcile. C'è scritto che quando un meccanismo di questo tipo, nell'introduzione, andrà a regime, ed è già andato a regime, per le banche dell'area euro, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, potrà avere la possibilità ricapitalizzare direttamente le banche. Cioè, fai un altro giro
passano le entrate, ti incassi di nuovo i tuoi soldi. Quindi quello che noi versiamo al MES, che dovrebbe essere il fondo salva stati, non va per salvare gli stati, ma va per ricapitalizzare le banche. Questa è la sostanza delle nuove sigle. Però in questo porcile, quando si litiga, si trova sempre il modo di arrivare ad un'intesa. L'intesa sul debito. Questa sorta di peccato originale di questo marchio a fuoco che ci hanno impresso sopra, il debito. Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, il debito, ha costretto questi paesi a finire sotto memorandum d'intesa, ovvero sotto dei veri e propri contratti che prevedono, proprio a livello di fotocopia, determinate misure che vanno dai tagli ai salari, agli stipendi, alle pensioni, ovviamente ai posti di lavoro, all'aumento della pressione fiscale, delle tasse, al cosiddetto efficientamento della macchina pubblica, significa comunque tagli, e soprattutto all'accelerazione per dover rientrare dal proprio debito. E tra l'altro il bello è che, mentre per i paesi, quattro grandi paesi, che vedete bene, evidenti con le loro bandiere, erano comunque i protagonisti della cosiddetta Troica, Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, ad imporre, a contrattare questo memorandum d'intesa, l'ultimo memorandum d'intesa siglato, lo vedete nella freccia rossa, non è stato fatto dalla Troica, ma da questa realtà che si chiama Meccanismo Europeo di Stabilità. Il MES, quindi, per chi aveva già saputo che cos'era, ora diventa attore fondamentale ed impone i memorandum ai paesi, tra virgolette, piegati dal debito. Questa è una vignetta sull'austerity, vado molto veloce anche perché è in inglese, cioè dice all'inizio non ce n'era molto, cioè questa era scritta Deft con quei capelli rasi, ma con il passare del tempo è cresciuto sempre di più finché questo tipo diventa un cappellone e dice va bene, alla fine insomma mi sono deciso ad andare da un barbiere, però mi sono accorto che era un barbaro, gioca sull'inglese perché anziché tagliare i capelli perché gli voleva tagliare la gola con l'austerity. Ora, ragionando sui paradigmi di chi ci governa, e lo sottolineo tre volte, con le idee e con i paradigmi di chi ci governa, per cui il debito c'è e va pagato, vedremo che è una sciocchezza, il debito c'è e va pagato, ci sono alcune cosine che andrebbero tenute in considerazione a partire da quello che è il debito reale, quindi implicito ed esplicito, mentre invece parlano solo di una parte del debito, il debito detestabile, per cui è possibile battere i pugni sul tavolo e dire no, io il debito non lo pago, e quella che è la compensazione del debito, visto che i paesi fra di loro sono contemporaneamente debitori e creditori, basterebbe fare un'operazioncina e tirare la riga sotto per vedere qual è il totale. Non mi dilungo a lungo, comunque nel libro c'è molto. Dopo questo panorama, per la sostanza, allora, visto che la casa in realtà abbiamo capito che ha dei problemi, è possibile avere delle fondamenta sane per una nuova casa. A partire da alcune cose che magari possono sembrare scontate, banali, cioè, ma io già lo faccio, però sono da solo, avanti, non bisogna mica arrendersi perché si è pochi, anzi il cambiamento non si fa una volta. Quindi informazione reale in primis, informazione, perché la manipolazione dei media è mostruosa. Fuori da questa Europa, che mi dice sei euroscettica verso questa Europa, sì, non può avere futuro un'aberrazione di questo tipo. Sono però per un'Europa dei popoli e dei cittadini, ma che è un'altra cosa, che non può essere costruita per l'interesse degli Stati Uniti sulla base dell'avere una moneta unica o per avere il mantenimento della stabilità dei prezzi, permettetemi. Poi, irrinunciabile e cardine fondamentale, una moneta nazionale di proprietà del popolo emessa da una banca nazionale totalmente pubblica, se no una fregatura, perché ci si va ad indebitare fondamentalmente ancora una volta con una propria banca centrale nazionale. E poi superamento del divorzio tesoro banca centrale. Se voi guardate un grafico che rappresenta l'andamento del debito italiano,
vi accorgete che nel 1981, con la separazione fra tesoro e banca centrale, ovvero quel momento in cui il tesoro va ad indebitarsi con la propria banca centrale per il denaro, per il circolante che c'è, beh, il debito italiano comincia improvvisamente a schizzare verso l'alto. E poi, anche questo, altrettanto irrinunciabile, un radicale cambiamento politico, perché dare la possibilità di stamparsi la moneta, come dire, alla classe dirigente che abbiamo ora, voglio dire, che è forse un'istigazione di lingue, ma non voglio spingermi oltre, comunque, da destra, sinistra, centro, sinistra. Ma oltre al cambiamento politico, deve esserci un altrettanto profondo cambiamento individuale. Un cambiamento individuale che possa portare ad avere nell'insieme, nella collettività, un popolo sovrano. Un popolo fatto da cittadini consapevoli che hanno degli strumenti, strumenti economici, di cultura, di interesse, strumenti utili, minimi, necessari per avviare processi più che occupare spazi. Abbiamo la tendenza, tutti, cioè mi autoconfesso, magari a smanettare in rete per dire io ci sono, queste idee, penso a... Ma è nella condivisione che ci arricchiamo. Se c'è una monia, o se c'è una pina, o una gina che insieme a me vanno a fare, ok, sì, bello, piacevole, ma non sono i cittadini che hanno queste informazioni, che sanno utilizzare, che hanno a disposizione, che riescono a capire che si fa il cambiamento. Se no sono una cosa egoistica, autoriflessa, che non ci può portare ad una crescita tutti insieme. E quindi avviare processi, agire, anziché semplicemente stare lì e dire ma ci sono tutti al diavolo, ma che roba, ma che ma sul computer, poi come è fatto? Ho messo mi piace. No, la rivoluzione da tastiera, dubito. Sarà capace di scardinare completamente un sistema così profondamente artigliato sulla società contemporanea. E infine lascio una citazione, anche le conferenze precedenti facevo così. Rispetto a, vabbè, ma allora io cosa faccio? Sono da solo, servono tante persone? No, dicevo prima, il cambiamento si fa una persona alla volta. È difficile, richiede sforzo, richiede impegno, ma ciascuno di noi è in grado di farlo. E che cosa può fare? Lo diceva già Hemingway. Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.